qui al Serafele di Milano. Oggi è una giornata veramente speciale, vengono presentati in anteprima mondiale due studi molto importanti che riguardano la terapia genica applicata alle malattie rare e che vanno a coronare 20 anni di sforzo nelle ricerche di Telecton e di tutti i ricercatori impegnati appunto in questo ambito. Ne parliamo col professor Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele per la ricerca genica. Allora professore, io non l'ho detto perché è giusto che lo dica lei, qual è la grande notizia di oggi? Noi oggi comunichiamo su una rivista scientifica, Science, i risultati nei primi tre pazienti trattati in ciascuno di due trial per due malattie genetiche diverse con una terapia genica che usa le cellule staminali del sangue che vengono raccolte dal paziente, ingegnerizzate, ovvero corrette geneticamente rispetto al difetto che avevano in origine con un virus che introduce un gene terapeutico e poi reinfuse nei pazienti. Ecco, che risultati si sono ottenuti su questi primi sei pazienti? Essenzialmente la terapia genica ha prevenuto lo sviluppo della malattia. Nel caso che noi trattassimo dei bambini affetti dalla malattia, ma ancora all'inizio, in fase presintomatica, una malattia che è la leucodistrofia metacromatica, una malattia molto grave che compare nell'infanzia e che è caratterizzata da dei danni gravi al sistema nervoso centrale periferico. È una malattia da accumulo in cui la guaina dei nervi non viene smaltita propriamente e quindi degenera. Questa malattia oggi non ha terapie efficaci e i bimbi sono costretti purtroppo a decadere rapidamente fino a una morte molto precoce nell'infanzia. Noi abbiamo trattato tre bimbi affetti dalla malattia in fase, come dicevo, iniziale dei sintomi e oggi a distanza di 3 anni, quando avremmo potuto probabilmente già perderli per la malattia, questi bambini stanno bene, conducono una vita normale. E le analisi molecolari che abbiamo fatto indicano una completa correzione del loro sistema emopoietico con la terapia prodotta. Quindi incrociando le dita con tutti gli scongiuri, però possiamo parlare di una vera e propria guarigione. Ad oggi abbiamo prevenuto l'esordio della malattia, quindi oggi i bambini sono potenzialmente sani. Naturalmente uno si deve chiedere quanto la terapia continuerà a prevenire questo. Trattandosi di cellule staminali che noi abbiamo del sangue, queste cellule durano in genere per la vita e continuano a produrre cellule corrette, quindi noi ci aspettiamo che la terapia rimanga come tale, ma dovremo ovviamente seguire nel tempo questi pazienti per confermarlo. Ecco, una nota tecnica, lei ha parlato di cellule staminali, ma da chi vengono prelevate le cellule staminali? E poi la seconda cosa, mi sembra molto innovativa, è il vettore utilizzato per trasportarle, così ci spiega le due cose. Allora, le cellule staminali che noi usiamo sono le cellule staminali del sangue, quindi quelle che normalmente producono tutte le linee emopoietiche, e sono raccolte dal paziente stesso, perché la terapia genica prevede proprio di correggere il difetto genetico. Questo ha due grandi vantaggi. Il primo è che la terapia è potenzialmente disponibile per ogni paziente perché le cellule le raccogliamo da lui e non dobbiamo cercare un donatore, che spesso non si trova, quando anche la terapia funzioni da parte di cellule di un donatore sano. Il secondo vantaggio è che rispetto alle cellule di donatore, essendo queste dello stesso paziente, sono identiche. Quindi quando noi le rinfondiamo non corriamo rischi di rigetto o di attacco di queste cellule rispetto al paziente. Riguardo al vettore, si tratta di un vettore innovativo, ormai su cui lavoriamo naturalmente da 15 anni, per cui questa innovazione è nella clinica, è un vettore che usiamo in laboratorio da tempo. I vettori sono dei veicoli per portare i geni nelle cellule, sono in genere dei virus ingegnerizzati. Qui stiamo usando HIV, il temibile virus che causa l'AIDS, e abbiamo sfruttato originariamente la capacità di questo virus di infettare in modo così efficiente, purtroppo, le cellule umane, in questo caso però per usarlo per essere così efficace come veicolo di terapia. Un'ultima cosa che così non ho capito bene, ma in che momento viene corretto il difetto genetico, visto che le cellule vengono prelevate dal malato, dal bambino che non sta bene? Allora, le cellule vengono prelevate dalla cresta iliaca, dal midollo osseo oppure dal sangue, e poi vengono modificate in laboratorio, in una procedura che dura 2 o 3 giorni. In quella fase si ha la correzione. Il nuovo gene entra nel DNA di queste cellule e viene integrato, quindi rimane inserito in modo stabile. Le cellule staminali vengono reinfuse,
replicano, producono cellule figlie in cui il nuovo gene viene mantenuto e trasmesso. Quindi da lì in poi la correzione si mantiene. E il gene proviene da un donatore o a sua volta è del paziente stesso? Il gene viene da un donatore sano, nel senso che si costruisce in laboratorio, il gene è molto piccolo e oggi le sequenze dei geni si possono di fatto veramente montare in laboratorio, ma è la sequenza che abbiamo io e lei normalmente non affetti da questa malattia. Ecco, l'ho spiegato in maniera semplice, ma evidentemente è una cosa molto complicata. Ecco, guardando avanti, che tempi possiamo prevedere, che prospettive ci possono essere per arrivare a una vera e propria cura su larga scala per tutti i pazienti affetti da questa patologia? Un farmaco. Allora, questa è la prima sperimentazione che apre il percorso alla produzione del farmaco. Normalmente il percorso sarebbe la chiusura della prima sperimentazione, poi una seconda sperimentazione più allargata e multicentrica. Trattandosi però di malattie rare, orfane spesso anche di terapie, è possibile che si possa accelerare questo percorso per arrivare a una registrazione più affrettata. Per fare questo è indispensabile avere un partner farmaceutico che acquisisca questa missione e noi abbiamo in realtà già un'alleanza con GlaxoSmithKline, che è uno dei colossi farmaceutici, che guarda con molto interesse a questa nostra terapia e speriamo che saranno loro a fare questi passi ulteriori, che ovviamente non sono nella portata, nella capacità di un centro accademico e di una charity come Telethon che ci finanzia. Bene, speriamolo proprio allora.